Per quanto riguarda le associazioni, c'è l'unica vera associazione dei paesi arabi islamici, quella della Helem, che sta a Beirut, cioè dove c'è una sede vera e propria, con una bandiera a arcobaleno esposta. Le altre sono tutte quante... le altre sono tutte quante semi-clandestine. Per esempio c'è The Egyptian Organization for Homosexuality, che è un'associazione che non ha una sede fisica, ma diciamo una sede su internet, quindi virtuale. Addirittura ultimamente, come è stato detto da un amico egiziano, che ha pure mandato un video sulla condizione omosessuale in Egitto, su internet, subito poi bloccato, con delle grandissime, insomma, riserve, grandissime, non so cosa gli hanno fatto, perché qui sono notizie di rimando e quindi io non, quando ho notizie di rimando che non posso confermare, da buon giornalista non le confermo, per cui sia da parte dei religiosi che da parte del governo sono state parecchie. Penso che l'abbiano arrestato, così mi hanno detto, ma io lo so. E qui c'è questo Helem, quindi ti parlavo della Turchia, del Libano, e poi c'è quest'altra che è l'Abda Istanbul, che sta pure a Istanbul in Turchia. Però quando parlo della Turchia faccio sempre una distinzione più o meno con gli altri paesi arabi islamici per due motivi. Uno, perché ripeto, la Turchia non è un paese arabo, è un paese islamico. Due, perché ha una costituzione con Ataturk dal 1923, che è una costituzione laica, addirittura è proibito, le donne proibito nel paese ebreo. E due, perché volendo entrare nell'Unione Europea ha molto modernizzato, diciamo, le proprie leggi per adeguarle a uno standard che le può permettere di poter ambire a questa cosa. Io volevo chiedere invece come sono visti dai paesi arabi, dai paesi islamici, i diritti civili gay nei paesi occidentali. Da chi? Nei paesi islamici, da chi intendi? Cioè, dal mondo islamico generalmente, ma anche dividiamo perché è enorme praticamente, però quando loro vedono il mondo occidentale, dal Nord Africa fino al centro dell'Asia praticamente, come vedono il fatto che in certi paesi del mondo esista una parasocietà omosessuale? Cioè... Ma c'è gente che, insomma, posso dirti, forse una risposta anche molto scontata, c'è gente sicuramente che è molto più aperta, che comprende. Molta gente che è più chiusa è la detta prossima relativa migrazione, questa non è perché poi è stato, mi ricordo che ci fu un caso in cui proprio a Camine Jad andò in un'università americana a dire che in Iran non esistevano gli omosessuali, e poi si è, diciamo, per visto che aveva suscitato molte discussioni questa sua dichiarazione, disse che lui intendeva non esistono gay che vivono la loro omosessualità. Cioè... Posso dare a questo proposito voce a dei ragazzi gay che scrivono da questi paesi? Ah, sì, magari. Sì, sì. Così sentiamo un po' quello che hanno da dire. Ciao, ho 24 anni, non vivo più nel mio paese d'origine, la Tunisia. All'età di 18 anni cominciai ad incontrare altri gay tramite internet. Effettivamente oggi con tramite internet, internet per queste persone è veramente una manna caduta dal cielo, molto molto importante. Inizialmente solo nella capitale, successivamente anche altrove. Dal momento che le altre città tunisine sono relativamente piccole, un giorno venne arrestato dalla polizia, che era sulle mie tracce già da due giorni, utilizzando il segnale del mio telefono cellulare. Ma esattamente come tutti gli altri paesi, anche qui c'è corruzione, riuscì perciò a sfuggire alla polizia e ad altre istituzioni giudiziarie grazie al terribile potere del denaro. Ma la cosa peggiore fu la reazione dei miei genitori all'accaduto, che mi fecero internare in una clinica psichiatrica e trattare come un malato uno psichiatra che mi disse che gli omosessuali erano pervertiti e pericolosi criminali. Dopo 5 lunghi mesi all'interno della clinica, i miei genitori mostrarono un po' di sensibilità, chiedendo al mio psichiatra di rilasciarmi perché questa
perché avevi imparato una bella lezione. Tengo tuttavia a precisare che avevi trattato letteralmente come un cane, con delle iniezioni, quando iniziai a stancarmi di venire trattato come un malato, medicine che non mi permettevano di star sveglio più 10 minuti al giorno, e addirittura anche ora, dopo 6 anni dall'accaduto, non mi sono ancora ripreso da quell'esperienza, che io definisco come stato di schiavitù. Devo tuttavia ringraziare i dottori e gli infermieri che facevano la mattina, che non sempre seguivano le istruzioni dello psichiatra. A parte ciò, i miei genitori continuarono a punirmi, privandomi del telefono cellulare, della mia vita intima, niente chiavi per la mia camera, nessun accesso ad internet, niente soldi, ancora più scioccante, non mi era permesso l'accesso ad alcuna zona della nostra grande abitazione, per la semplice ragione che per mia madre avrei dovuto sentirmi come in prigione. In seguito andai via dai miei genitori e partì legalmente in Europa, ma loro pensavano che fossi guarito. Di recente, all'età di 22 anni, hanno scoperto che sono gay tramite un collega di mio padre che l'aveva scoperto a sua volta. Mio padre non mi parla più e i rapporti con mia madre sono tesi notevolmente. Mio padre mi ha ufficialmente diseredato. E voilà, questa è la mia esperienza in Tunisia, all'interno di una famiglia estremamente omofoba. Questa, per esempio, quindi è una lettera che arriva dalla Tunisia. Quindi parliamo di uno dei paesi più gremosci di altri, che è considerato uno dei paesi più aperti nei confronti della tematica omosessuale tra quelli islamici. No, ma relativamente. Non fatevi ingannare da quello che... perché la Tunisia è un paese con una dittatura spietata, perché viene lì un grandissimo, come si dice, nella facoltà di politica ad Oxford, un grandissimo figlio della Mignotta. Lettera di Nusser dall'Arabia Saudita. Mi chiamo A e provengo da un piccolo paese non molto lontano dalla città di Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita. Durante la mia adolescenza non sapevo cosa significasse essere gay. Pensavo fosse una cosa festeggiare che crescendo avrei iniziato a sentirmi attratto allo stesso posto, ma così non fu. Ero confuso, triste e depresso, mi sentivo diverso, emarginato e senza la possibilità di parlare con nessuno, perché non c'era nessuno che mi ascoltava, soprattutto quando si trattava di sesso. Dopo i miei 20 anni mi resi conto di essere gay e che l'eterosessualità non era un'opzione. Dovevo accettare questa realtà dentro me stesso e tenerla segreta per stare al sicuro, ma continuavo a pensare che magari esistesse una cura contro l'omosessualità. Ora che sono più grande, anche la mia comprensione dell'omosessualità è cresciuta. Tutti possiamo saperne e capire di più grazie ai mezzi moderni come televisione e internet. L'Islam condanna l'omosessualità, ma la Arabia Saudita sembra l'unico paese ad applicare integralmente la Sharia. Gli atti di sodomia sono punibili con la pena di morte, ma nonostante questa venga applicata raramente, lo scorso febbraio 2007 un uomo di una provincia occidentale del paese è stato condannato a morte per aver fatto sesso con un ragazzo insieme alla Sharia. Se chiede a dei sauditi cosa pensano dell'omosessualità, essi dimostreranno il loro disgusto. La maggioranza direbbe, io non approvo, gli uomini non dovrebbero stare con altri uomini, o ancora peggio, gli uomini che fanno sesso con altri uomini dovrebbero venire decapitati, ma loro fanno sesso tutti quanti tra uomini. Nonostante questa condanna pubblica e legislativa, tuttavia è presente all'interno del paese un considerevole spazio per i comportamenti omosessuali. Vedete che contraddizione. Fino a quando gay e le lesbiche mantengono una parvenza di obbedienza alle norme islamiche, hanno la possibilità di fare ciò che vogliono in privato. Vibranti comunità di uomini ai quali piace far sesso con altri uomini prendono vita nei grandi centri come Jeddah e Riyadh. Si incontrano a scuola, in parte, in strada, su internet. Si possono fare incontri interessanti ovunque nella propria vita, a qualsiasi ora del giorno. Ma esiste sempre il rischio di venire arrestati dagli agenti della polizia religiosa chiamati Mutawiyya. Un altro fatto che potrà magari risultare curioso, perlomeno da un punto di vista occidentale, è che alcuni degli uomini che fanno sesso con altri uomini non considerano se stessi come gay. Per molti sauditi, il fatto che un uomo abbia sesso con un altro uomo non ha molto a che fare con la gayezza. L'atto ha più lo scopo di soddisfare un desiderio, un bisogno, e non costituisce alcuna identità. Essere gay in Arabia Saudita significa vivere in contraddizione, come avere una licenza ma senza alcun diritto operativo, accettando una larga tolleranza senza venire però minimamente accettati. Il non riuscire a non uscire allo scoperto non è una scelta, ma una regola di sopravvivenza. Io non sono riuscito nella difficile impresa di tenere lontano il matrimonio senza dover rivelare la mia omosessualità. Il matrimonio mi devasterebbe, uscire fuori come omosessuale devasterebbe la mia famiglia. Ho perciò sviato attraverso un'elaborata serie di stratagemmi, una finta ragazza, un finto fidanzamento con una comprensiva cugina e la rottura del fidanzamento.
Ho progettato e pianificato tutto. Non mi piace fregare la gente, ho dovuto fare per difendere la mia famiglia. Magari penserete che tutti quei sotterfugi abbiano avuto un alto costo psicologico, ma quando non si esce l'ho scoperto, si può condividere il sogno nascondito con molti altri, che anche vedono. La mia vita è sempre un'entità doppia, ma finalmente sono riuscito ad accettare il fatto che sono nato così e che è possibile vivere così. Poi sono due lettere, poi se ne posso leggere un altro paio di lettere.